mezza, 5 di mattina. E non lo so cosa sia successo quella mattina, ma mi sentivo strano. Verso le 11 vidi una macchina della polizia. La prima cosa che gli dissi fu: Federico. Federico è morto. Volevano sapere che vita facessimo, però è povero. Che tipo di cose facessimo, che... Boh, droghe ovviamente. Mi dissero: noi non vogliamo accusare nessuno, però non è morto di droga. Federico non si drogava. A quel punto il sospetto è che questi manganelli siano stati rotti addosso a Federico. Quell'immagine raccontava un omicidio, non un'overdose, ma un omicidio. Quello che voglio è che si sappia quello che è successo, per rispetto soprattutto di mio figlio. Guarda ora su TV Loft.